tutti ragazzi, qui è Leo e siamo qui per l'episodio conclusivo della nostra Weekend League mia e di Ricky. Siamo qui con le ultime 10 partite con la mia Inter. Come vedete siamo a 16 vittorie, ci mancano 10 partite per poter arrivare al nostro obiettivo minimo che era 18 vittorie, mentre possiamo anche provare a fare qualche vittoria in più. Come vedete abbiamo anche appato il nostro Musa, quindi adesso abbiamo un Musa ancora più forte, un 85. Qui vedete Skriniar, che tra l'altro vi volevo parlare in questo episodio un pochino dei vari giocatori che ho utilizzato in questa Weekend League, anche perché andare a commentare tutte le partite mi sembrava un po' banale, quindi volevo parlarvi innanzitutto di questo Skriniar. Questa versione argento di Skriniar veramente ottima, mi è piaciuta tantissimo. Mentre vedete la prima partita è andata benissimo, con un tiro in porta per il mio avversario, io 12 tiri, nemmeno un gol, 1-0, beh, bene così. Comunque vi dicevo, questo Skriniar mi ha sorpreso tantissimo, perché per essere un argento uno non si aspetta più di tanto da lui, e invece mi è piaciuto molto più rispetto a Murillo, mentre Miranda ovviamente una spanna sopra entrambi. Però questo Skriniar, ragazzi, tanta roba. Tanti giocatori mi hanno sorpreso, anche Gagliardini, bene o male è molto alto e quindi qualcosa riesce a fare, nonostante le sue caratteristiche non siano un granché forti. Però ogni tanto, vedi, ha fatto anche un bel gol dalla distanza. Qui questa partita la vado a vincere a rigore grazie a questa parata di Handanovic, questo tiro centrale del mio avversario che ne aveva già fatti abbastanza. Quindi ho detto, vabbè, secondo me la ritira centrale, e infatti all'ultimo proprio ha deciso di ritirare la centrale. Partita comunque abbastanza migliorata, ha fatto qualche tiro in più lui, ha fatto molto più possesso palla, ma un possesso palla abbastanza sterile. Arriviamo a una vittoria dall'obiettivo minimo, ovvero dalle 18 vittorie, quello di Euro 3, che ci permette anche di qualificarci alla prossima Weekend League. Volevo chiedervi, a proposito della prossima Weekend League, cosa volete vedere, se la volete vedere, se volete di nuovo che la facciamo con Inter e Milan, magari con delle versioni un pochino migliori, quindi con gli If, i Dots, eccetera, oppure se volete vederla con la mia e anche di Ricky, squadra titolare, quindi con tanti buoni giocatori. Abbiamo da poco fatto due squadre principali molto forti, con tanti giocatori non scambiabili, però veramente tanto forti. Quindi scrivete qua sotto nei commenti se volete vedere la Weekend League di nuovo con Milan e Inter, magari con versioni migliorate, oppure se volete vedere la Weekend League con due squadre più forti, per vedere a cosa possiamo puntare, se possiamo puntare anche a fuori classe, chi lo sa. Mi vado a perdere una partita 4-1 con il mio avversario, 4 tiri in porta, 4 gol, io 12 tiri, come sempre non molto importa, perché purtroppo la mira di miei giocatori è quella che è. Mira che però non è per niente male per Maurizio Icardi. Maurizio Icardi che all'inizio non è che mi abbia convinto più di tanto, tanto qui Perisic si inventa un gol col mancino assurdo, non mi convinceva più di tanto, anzi gli preferivo Eder. Mentre nelle ultime partite si è rivelato una buona carta e ha risolto anche varie partite con i suoi colpi di testa e anche con qualche bel gol. Quindi Icardi rivisto meglio. Intanto abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, le nostre 18 vittorie, quindi da qui in poi è tutto di guadagnato. Speriamo, vediamo se riusciamo ad arrivare a Euro 2. Intanto vi dico che Ricky, come avete visto nello scorso episodio, ha fatto 9 vittorie su 20 partite, quindi praticamente ne ha vinta 1 ogni 2. Risultato che ci sta per la squadra che utilizzava lui, forse ancora peggiore rispetto alla mia, perché ci sono meno giocatori, diciamo, buggati. Nella sua squadra non riconosco praticamente nessuno di buggati. Sì, c'è Çalhanoğlu, ma non è buonissimo come alla sinistra. C'è Suso, idem, meglio come trequartista. André Silva non ha una grandissima carta. A centrocampo a volte ho dovuto usare Montolivo, insomma. Certo, io ho dovuto usare Kondogbia e Gagliardini, che non è che siano tanto meglio rispetto a Montolivo, però comunque sulle fasce avevo un buon Candreva, che con le sue 4 stelle di mossa abilità ogni tanto si rendeva utile. Perisic, che è ottimo, mi piace tantissimo. Icardi e Dest sono comunque due attaccanti migliori rispetto a André Silva, e anche se lui aveva Niang, io avrei utilizzato molto di più Niang, che è un bel buggatone su FIFA. E poi in difesa, sì, lui aveva Bonucci, però avevo Miranda, difesa più o meno uguale, però io avevo Handanovic in porta, quindi mi ha salvato un pochino di più. Qui andiamo a perdere un'altra partita abbastanza clamorosa, un 4-1. Purtroppo molte delle sconfitte le ho ricevute con tanti gol subiti, anche perché ho una squadra che si stanca
molto facilmente, quasi subito, e quindi nei secondi tempi e nei tempi supplementari andavo a subire tantissimi gol, e poi non avevo comunque la classe in molti giocatori per recuperarla molti più delle volte. Qualche volta mi ha salvato Musa, qualche volta purtroppo Musa non c'era, o comunque Musa non mi ha potuto salvare. Qui l'avversario aveva uno squadrone incredibile, non sembrava dall'inizio, però ha messo anche Cristiano Ronaldo subito, e poi trova quel gol impossibile con Kanté, e qui proprio Cristiano Ronaldo trova questo gol rocambolesco con la deviazione penso di Miranda, veramente sfortunato nei tempi supplementari. Però ancora Ahmed Musa qui parte in contropiede, non lo prende nessuno, Finesse driven shot e fa il 2-2 al centesimo minuto. Andiamo ai rigori di nuovo, quindi seconda volta in questo episodio andiamo ai rigori. Qui me lo para il tiro di Gio Mario, però anche lui lo sbaglia. Andiamo avanti, siamo sul 2-2. Borja Valero segna, qui passa sotto Andanovic, lo faccio passare sotto De Gea. Arriviamo con il mio errore, però sbaglia anche lui, prende palo, quindi Nagatomo mette il gol del 5-4 e qui glielo paro per la vittoria. Di nuovo rigori, quindi 2 su 2 rigori, ottimo, buona media rispetto a Ricky che mi pare ne abbia perse 4 su 4 rigori, insomma, una cosa del genere, quindi anche quello ha fatto la differenza. Qui arriva l'espulsione dopo questo, dopo 13 minuti di screener, purtroppo, anche se la palla l'aveva già presa Andanovic e l'intervento era da davanti, alla fine la scivolata, cioè era da dietro ma con la gamba era passata davanti, quindi secondo me non era nemmeno fallo, però vabbè, 1-0, 2-0 questo avversario, tra l'altro mi dava tantissima noia perché dopo 1-0 si è fatto tutte e tre le pause senza senso, aspettando fino alla fine, perdeva tempo, costava la palla indietro, insomma sono riuscito ad arrivare sul 2-1 all'inizio del secondo tempo, però poi mi hanno ricevuto un calo fisiologico incredibile, subito il 3-1 con Kanté, Toz ovviamente. Qui Sterling per Mané, anche questo Toz ovviamente, 4-1, 67esimo, non ne avevo più veramente, avrei potuto anche quittare ma non l'ho voluto fare. Sono andato avanti, siamo arrivati col 5-1 e infine il 6-1 ancora Mané che aspetta Musa che stava per andare in fuorigioco ma si è fermato ovviamente. 6-1 al 90esimo, comunque partita che aveva poco da raccontare, siamo ancora a 20 vittorie. Questo è il mio ultimo avversario per cercare di arrivare a Euro 2. Qui da un calcio d'angolo, in qualche modo la palla arriva a Borja Valero che l'appoggia di testa per Ivan Perisic che con una botta sul primo palo trova l'incrocio dei pali, cioè trova il set, trova anche l'1-0. Qui ancora un colpo di testa, mi pare di Perisic, impegna il portiere, qui Borja Valero ancora per Perisic che trova un passaggio incredibile sotto il corpo del portiere, quindi 2-0 al 77esimo. E infine la partita la chiude Borja Valero con questo tiro da fuori aria, trova il 3-0 all'83esimo che chiude la partita, chiude la Weekend League, una partita più che dominata, con un bel Euro 2, quindi tanta roba. Io quindi ho fatto un 12-8 in questa Weekend League con un 5-5 in quest'ultimo episodio, che non è per niente male, sono abbastanza soddisfatto della mia Inter e di come ha giocato in queste 20 partite, spero che lo siate anche voi. Vi ricordo di commentare con cosa preferite per la prossima Weekend League, se preferite di nuovo un Milan-Inter però magari con le rose un pochino migliorate, oppure se scambiarci io utilizzare il Milan e Ricky utilizzare l'Inter, insomma ditemi qua sotto se avete idee, oppure se volete vedere una Weekend League più competitiva con le nostre due squadre principali che sono sicuramente molto più forti di queste che abbiamo utilizzato in questi mesi, quindi in teoria dovremmo fare meglio di 21, spero anche fuori classe, chi lo sa, visto che abbiamo fatto 2-3 volte a testa fuori classe in quest'anno, sia io che Ricky anche su account diversi, lui più su One, io più su ho giocato solo su PlayStation. Lasciate un bel mi piace per supportarci che siamo all'inizio, la creazione di questo nuovo canale, lo so che è il vecchio canale di Ricky, ma il progetto è tutto nuovo e quindi è tutto da vedere grazie soprattutto al vostro supporto, quindi lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.